Nel 60° anniversario della tragedia del Vajont vi proponiamo le inedite immagini a colori del giorno successivo al disastro avvenuto il 9 ottobre 1963. A fornircele Italo Schena, che nell'intervista ci offre la sua preziosa testimonianza. Quella mattina mi sono alzato e ho aperto il negozio come ogni giorno. Accesa la radio ho sentito appunto di questa tragedia di Longarone, che addirittura parlavano del crollo della diga del Vajont. Ho lasciato mia moglie a gestire l'attività commerciale, sono andato a casa a prendermi la mia vecchia cinepresa 8 mm e con la macchina, attraverso il Passo Duran e la Val di Zoldo, sono arrivato a Pirago. 60 anni fa io ancora la radio in macchina non ce l'avevo e non avevo idea di cosa avrei trovato arrivato a Longarone. E lì con la mia cinepresa ho ripreso una grande spianata di sassi puliti, il campanile di Pirago ancora in piedi. La prima cosa che ho fatto è stata guardare su verso la gola del Vajont e stranamente ho visto che la diga era ancora in piedi e anzi ho visto dietro la diga una grande montagnola di terra che io non ricordo di aver mai visto, mi sono un po' meravigliato e mi sono incamminato anche lì, ho chiesto a 2 o 3 persone cosa era successo, ma ancora non avevo un'idea, non sapevano neanche quelli che erano lì sulla spianata cosa era successo. Le notizie alla radio erano molto imprecise, ma come è successo? Come è possibile che una diga del genere costruita come è stata costruita che possa essere crollata, mi sembrava impossibile, insomma.